benvenuti in questa nuova bellissima serie a Pescare il 2. Si sarà da divertirsi molto. Natsumi, ho spedito la roba del professore. Ikaru! Ma che cosa? Hai superato il limite di peso! Non preoccuparti, la roba è andata benissimo. Che cosa stai facendo? I pantaloncini da soli non avrebbero dovuto superare il limite di peso. Guarda, sono arrivati benissimo, Natsumi! Ma che... caschi per scimmie! È arrivato tutto sano e salvo! Oh, no! Non è fantastico, proprio come quello di Piposi. No! Non è questo il punto! Quel tipo di casco è molto diverso da quello di Piposi. In passato ci ha procurato grossi problemi. Quando le scimmie indossano quei caschi, ne combinano di tutti i colori. Wow! Una scimmia bianca! Come? Aspetta! Oh no, sta succedendo di nuovo! Non sembra che stia dando fastidio a qualcuno. Aspetta, è sveglio! Non sappiamo che cosa potrebbe fare se usasse i suoi poteri per assumere il controllo delle altre scimmie. Che cosa dovremmo fare? Sembra che si stiano divertendo parecchio. Ma che cosa stai dicendo? Devi recuperare tutti i caschi per scimmie prima che il professore torni dal suo viaggio. Che cosa? Perché io? Perché tu hai combinato questo pasticcio! Muoviti! Ok, sistemerò tutto! E vai col primo livello! Ok raga, allora prima di tutto vorrei... un attimo, prega. Ok, prima di tutto vorrei... ecco, questo primo episodio lo voglio dedicare a Redset... no, It's Redset 97 mi pare, che ha fatto il primo Ape Escape e si è incavolato tanto. Quindi, tutto fatto. Questo episodio lo dedico a lui. Questo è l'atteggiamento giusto. Benvenuto alla stazione. È stata la nostra nuova casa da quando hai fatto saltare in aria il laboratorio. Ho dovuto costruirla con i resti della mia stanza. Usa la macchina del tempo sul davanti per acchiappare le scimmie. Ho anche creato una porta di salvataggio. Ikaru, ti sto inviando questo congegno. Il radar per scimmie cerca quelle spacciate scimmie. Prima di tutto, dovresti esercitarti con l'addestratore. Vuoi accedere adesso all'addestratore? No. Dico, io ho finito almeno 3 capitoli. Oh,
comunque ragazzi, questo secondo capitolo secondo me è quello che fa, che si fa più arrabbiare, ecco. Andiamo! Comunque è bene che abbiamo già un consegno. Comunque per ora non lo voglio usare, che me la cavo tanto. Sono un esperto in questo gioco tra i tanti. Aspetta, qua non c'è, qua non è di qua. C'è la rassegna. Forse la scosta qua. Infatti. Dove vai? Ah, muori pomodoro. Muori. Non mi scappi. Al volo. Ok, forse qua c'è la scosta una rassegna, eh. Ah, ma maledita telecamera. Questo è uno dei. Questo è uno dei guai di questo gioco, la telecamera. Ok, l'ultima segna che devo prendere. Scommetto che è, detto, è una di queste, eh. E infatti. Fino a che questa qua al volo. Sì! Tutto fatto! Sì! Fatto un altro livello, vediamo un po' quanti simili devo prendere. Icaro, ti sto inviando questo congegno. No, comunque è utile per prendere le simie sott'acqua. Vediamo 5 e a 5 simie. Sì sì, ce la faccio. Mi chiedo quando appare Spester, che durante il gioco appare prima o poi. Ok, allora vediamo un po' là. Ah, lì c'è già una segna con la gongola. Dai, non so se lo prendere anche sott'acqua così. No, incredibilmente ce l'ho fatta. Io volevo andare, eh. Ok, ah, qui dentro. Dove cavolo va? Acqua. Ah, qui c'è anche un'altra segna che è dentro qua, ma non posso prenderla al momento, perché non ho il consegno per prenderla. Soltanto quando ho finito il gioco me lo dà. Come neanche a Escape. Ok, questo pure maledizione. Vabbè, ma niente, vado qua. E dai, oh. Dove? Dov'è? Ho sentito una simile qui vicino. Ma fa niente, se muori. Eccola lì. La prendo. Ok, me ne manca solo una. È sulla fontana. E la prendo facilmente. Almeno spero. Non ce la fare. La prendo. Sì! Tutto fatto! Sì! Ecco Spester. Salve amici umani, come va oggi? Spester, stai di nuovo combinandone una delle tue, vero? Ma no, non direi. Noi scimmie superiori ci stiamo solo offrendo di dominare voi deboli e sciocchi umani. Allora non hai imparato la lezione anche dopo essere stato battuto da Kakeru? Ah già, mi sa che quella volta non ho giocato bene le mie carte. Ma questa volta ho dalla mia parte le 5 scimmie mostruose. E lasciatelo dire, combatteranno come non si è mai visto.
Mi dispiace, ma non hai alcuna possibilità. Li ho nutriti con banane di tassì. Sono al massimo della loro forza. Continua pure a parlare. Ikaru verrà ad acchiapparti da un momento all'altro. Vedremo chi acchiapperà chi. Dovrebbe essere un gran divertimento. Ikaru, tocca a te. Non c'è problema. Non ti deluderò. Ah sì, raga, perché il protagonista che vedete non è quello del primo, ma il suo cugino. Molto bene, raga, e questa puntata finisce qui. Ci vediamo alla prossima. Ciao!